In occasione del 50° anniversario della DOC Bianchello del Metauro, sabato scorso si è svolta a Gradara la terza edizione di Bianchello in Friends. L'iniziativa a cadenza annuale che ha unito ben 19 cantine della provincia di Pesaro e Urbino. Nella splendida cornice di Villa Matarazzo i produttori hanno offerto in assaggio i loro eccellenti prodotti declinati nelle diverse tipologie. Un momento di cultura enologica che ha promosso e valorizzato questa eccellenza marchigiana, un vino versatile che incontra il gusto anche delle giovani generazioni, complice perfetto per cene a base di pesce per i piatti della cucina locale, piacevole come aperitivo in bolla o fermo, il Bianchello è il vino della convivialità, dell'allegria e dell'autenticità. Praticamente è l'unico evento che si fa nelle Marche dove sono presenti tutti quanti i produttori. Per noi è un successo perché il Bianchello ha bisogno di essere spinto, perché è stato sottovalutato nel passato e ora ha bisogno, siccome è un vino moderno e non va bene anche nemmeno dire sempre che è un vino giovane, che va bevuto giovane, no, perché ci sono cantine che lo lavorano in mille modi, anche elevandolo in legno, quindi facendo riserve eccetera eccetera. C'è anche una delegazione della staffetta del Bianchello. Insomma, Bianchello, viva il Bianchello, e andiamo avanti così perché venire qui è un atto culturale. L'evento è stato un vero e proprio contenitore culturale. Lo staff ha infatti organizzato diverse iniziative collaterali, dalla moda con acconciature ispirate al Bianchello al cooking show a quattro mani, ovvero quelle dello chef Roberto Dormicchi e Giulia Brandi, ex finalista di Masterchef, dall'esibizione di Vito, attore teatrale, alla musica dal vivo, all'arte, ai DJ set. Abbiamo ritenuto opportuno come Regione Marche patrocinare e in parte anche sostenere questo evento, perché è un evento importantissimo appunto per promuovere il Bianchello. Quindi le persone che sono presenti questa serata possono veramente assaggiare quelle che sono le differenze tra un'azienda e l'altra. Devo dire che il Bianchello negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità importantissimo, è stato riconosciuto con i vari premi che si è aggiudicato appunto negli ultimi anni. E penso che sia venuta l'ora perché anche i cittadini del nostro territorio sappiano apprezzare quello che è il lavoro che i produttori hanno fatto appunto in questi anni.